Bentrovati con Baschettiamo, Girone Sud, anche qui siamo al rush finale, al mese decisivo e la capolista Empoli, che è partita che noi abbiamo seguito anche per quanto riguardava le interviste, ancora di più comanda la classifica. Parliamo del Girone Sud, come sempre con Angelo Bondi, siamo ormai a un mese dalla fine della fase regolare, dici che cosa è successo? Dunque, la prima partita, la copertina è per Savona Patti. Vince Savona 71-68, una partita abbastanza equilibrata per certi versi, anche se ci aspettavamo probabilmente qualcosa di più da Patti, considerata la posizione in classifica appunto il roster è decisamente più lungo. Invece brave le ragazze di Savona a portarlo a casa con tanta fatica, ma evidentemente con maggiore soddisfazione. Tre persone in doppia cifra per Savona: Vivalda 12, Paleari 16 e Zanetti 13. Da spendere una parola per questa ragazza Vivalda, una guardia del 2005, lei era Real Ligure, ex Pelli. 12 punti, insomma, fare 12 punti contro una squadra così ambiziosa e quadrata come Patti non è sicuramente cosa di poco conto. Da sottolineare alcuni aspetti. Il positivo sicuramente è l'ottima percentuale di Savona nel tiro da 2, con 20 su 32, parliamo del 62%, credo che sia. Di tutte le partite che ho analizzato dall'inizio del campionato, credo che sia in assoluto la percentuale più alta nel tiro da 2. Anche nel tiro da 3 non sono andate male, perché 8 su 25 significa 32%, perciò l'hanno fatta da padrona. Se proprio vogliamo trovare una pecca, cosa triste, il dato triste che deve far pensare, è 7 su 17 nei tiri liberi, partiamo del 41%, questa è una percentuale sicuramente da bambini. Per Patti, Botteghi in doppia doppia, ma ormai ci ha abituato a queste performance, con 15 punti e 10 rimbalzi, Pilapero 11 punti e Miccio con 15. Questo risultato consolida, ecco, il sesto posto di Savona in classifica con 24 punti, e Patti a questo punto si ritrova terza, a pari punti con Battipaglia, ma avanti le campane al secondo posto. Ecco, ma avranno modo di rifarsi, però credo che Buzzanca dovrà rivedere un attimo qualcosa in difesa, considerando che è la squadra che prende più punti in assoluto di tutto il campionato. La seconda partita non poteva essere che Stella Azzurra Matetica, finita 5-9-5-8 per le ragazze rumane di Chimenti, dopo un overtime, perché parziale 29-23 per le romane nel primo tempo, parziale di 27-21 per le marchigiane nel secondo, e poi 9-8 nell'overtime. Per la Stella Azzurra Beznova 14 punti, Nikolic questa letta del 2002 in doppia doppia con 18 punti e 11 rimbalzi, e la giovanissima Pelka, la polacca del 2005, con 10 punti. Per Materica Grassia 16 e Gramaccioni 11. C'è da dire che tante volte le vittorie più importanti o importanti portano a un calo evidentemente di tensione, perché dopo la partita vinta dalle marchigiane a Patti, che era stata, l'avevamo sottolineata, quella prestazione appunto delle ragazze marchigiane, stiamo alla quarta, non vorrei errare, se la quarta o la quinta sconfitta consecutiva, perciò forse è il caso di ritornare un attimo a
a fare come avevano fatto prima, specialmente nella prima parte, decisamente, decisamente positiva. Anche qui c'è da sottolineare un paio di dati. Qualcuno dirà che io sto sempre a evidenziare gli aspetti negativi, però io non posso fare altrimenti, perché Madelica ha fatto 2 su 23 nel tiro da 3. 2 su 23 significa il 9%. Io credo che magari cercando soluzioni diverse, cioè, avvicinandosi un po' di più al canestro, forse le percentuali potrebbero crescere, anche se poi hanno tirato col 35%, però magari rimediare qualche fallo in più che comporterebbe probabilmente qualche tiro libero in più da giocare. Comunque, ripeto, brave le stelline, anche perché 51 rimbalzi per loro e 40 e 41 per Matetica, una partita finita di un punto, una partita finita di un punto, 10 palloni giocati in più non sono pochi, e poi questo 14 su 17 nei tiri liberi per le ragazze romane, siamo all'82%, ripeto, con questo risultato finale è cosa importante. Comunque Matetica sempre a questo punto al nono posto, anche se all'ottavo c'è un perdite con gli stessi punti, cioè 22, e la Stella Azzurra invece che aggancia ancora a 16 punti in classifica. Ultima partita è Firenze-Battipaglia, 5-5-6-4, vincono le campane del presidente Rossini. Meritatamente, dunque, il primo tempo è finito decisamente equilibrato, 38-37 per le toscane, mentre nel secondo tempo c'è stato questo 27-17 a favore delle campane. La cosa che salta agli occhi è 38 punti fatti da Firenze nel primo tempo, appunto, e soltanto 17 in totale nel secondo tempo. Firenze, anche l'anno scorso, ma è successo anche quest'anno, ogni tanto accusa questi blackout con dei parziali decisamente, decisamente sfavorevoli. Comunque, 3 in doppia cifra per Firenze, Cremona 11, Capra 11 e 2, cioè scusate, e la Francesino Bo con 16 rimbalzi. Per Battipaglia, Portoricchio 10. Ecco, da sottolineare l'apporto decisamente importante di questa nuova giocatrice per Battipaglia, che è la paraguayana Ferrari Calabro. Ieri 15 punti, nella scorsa settimana, che era appunto, questa è stata la seconda, e nella prima partita giocata ha fatto 14 punti. Ieri in trasferta a Firenze ne ha fatti 15. Evidentemente è un buon supporto per il roster campano. Battipaglia con questa vittoria va al secondo posto, a pari punti con Patti, che però sopravanza, e Firenze al quinto posto con 28 punti. La cosa che fa così preoccupare, ma probabilmente ci sarà una reazione delle ragazze di Corsina, che domenica prossima affronteranno una trasferta abbastanza ostica, Spezia contro le ragazze di Consolini. E mentre il basket si prepara nella fase finale alle varie situazioni dei playoff e playout, noi intanto vi salutiamo e diamo appuntamento alla prossima giornata. Rapido.